Comunque io scelgo il momento di iniziare il video proprio quando passa il camion della spazzatura. Pazzesco. Buongiorno mie belle, ciao, benvenute in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video cosa mangio in un giorno a Londra. Oggi è il mio sesto giorno a Londra. Sesto? Fammi pensare. Sì, quinto o sesto giorno a Londra. Mi sto godendo molto la città, devo dire, e mi sto godendo molto il cibo vegano che si trova qui e la grande scelta, diciamo, la grande disponibilità e scelta che c'è rispetto all'Italia. Veramente bellissimo e ovunque io vada ci sono scelte vegane. L'altro giorno, contate, sono entrata in un pub con l'idea di prendermi delle patatine fritte, ok? Cioè perché avevo fame e c'era questo pub molto carino, ma non pensavo assolutamente avrei trovato qualcosa e nel menù c'erano tipo quattro opzioni vegane. Che noi ce le sogniamo in Italia, cioè veramente, ed erano anche super buone tra l'altro, quindi molto bello. E oggi piove, in realtà finora sono stata molto fortunata perché è il primo giorno che piove, cioè ha piovigginato qualche altro giorno, ma c'è stato soprattutto sole in realtà, quindi sono stata molto molto fortunata. Mi sto facendo una treccia proprio perché piove, perché sennò i miei capelli si gonfiano tutti sotto l'acqua e cioè, li ho lavati 2 giorni fa o l'altro ieri. Sì, e non voglio sporcarli. In realtà per oggi ho in programma una giornata abbastanza tranquilla perché ieri sono stata fuori tutto il giorno e è stato piuttosto stancante, quindi oggi voglio rimanere abbastanza in zona perché ieri sono andata un po' tutta in giro per la città e quindi una volta che ti fai comunque mezz'ora di metro non ha senso tornare a casa e cioè sono in un Airbnb, non ha senso tornare indietro e riuscire di nuovo, quindi sono rimasta in zona direttamente, però sì, è stancante stare fuori tutto il giorno. Quindi oggi starò qui in zona, io sono in zona Hammersmith e Chiswick, quindi diciamo sono in mezzo tra Hammersmith e Chiswick. Mi hanno consigliato di andare al Chiswick House and Garden. Domani andrò a Kew Gardens e vi porterò con me. Ci sono già stata in realtà, ma cioè ci sono già stata sia in passato sia questa volta che sono a Londra, ma ci voglio tornare per fare un video e portarvi con me. Ma oggi voglio andare a Chiswick House and Garden, che è appunto un giardino molto bello qui vicino, anche se piove, ci voglio andare lo stesso. E poi penso di voler andare a mangiare da Mildred's in zona Portobello. Ieri sono stata a fare colazione da Mildred's in Covent Garden. Ci sono diversi Mildred's qui a Londra e ho mangiato, ti giuro, vi giuro, troppo bene. Cioè, quindi voglio farmi un pranzo lì anche perché ieri c'era il menù della colazione ed era top. Quindi voglio farmi un pranzo anche da Mildred's. Non so dove mangerò a cena, non so se farò una cena umile come ho fatto in questi giorni perché non voglio spendere troppi soldi, quindi cioè, a volte pranzo in ristoranti, a volte vado da Tesco o da Sainsbury's e compro tipo l'hummus e i falafel e me li mangio in camera. Quindi ecco, vi porto con me in questa giornata un po' piovosina, ma sarà una bella giornata comunque. Let's go! Il segreto è vestirsi a cipolla. Guardate che belle queste case. E con i fiorellini. Allora, piove, ma soprattutto c'è vento, quindi mi toglie il cappuccio. Non ho l'ombrello perché mi sembrava un po' poco sensato portarmi l'ombrello a Londra. Quindi, però è ok. Non sono un biscotto che si scioglie con l'acqua. Ecco. Guardate che bello questo posto! Qui c'è scritto che stanno lasciando che le piante crescano in modo molto libero per attrarre gli impollinatori e supportare l'habitat, che bello! Quanto vento, Madonna! Ciao canito! Allora, per colazione... Oddio, ma non ho le forchette! Adesso vado a prendermele. Comunque, ho questo avocado toast col pane senza glutine, e vegano, e poi un chai latte fatto con il latte di soia. Wow! E con questa bella vista del giardino. Mi fa un po' strano filmarmi così in pubblico, ma in realtà la gente qui è talmente chill che non mi... cioè nessuno si fa i fatti miei, tutti si fanno i fatti loro. Very nice. Che ridere, c'è un cane che porta un tronco gigante. E io come lo mangio questo senza sbrigare? Grazie.
very good. Vado a prendermi una forchetta però. Ah, che buono, buonissimo. Guardate che belli questi funghi. Chissà se si possono mangiare. Guardate quanto fango. Ho trovato il mio albero preferito, un ginkgo biloba. Guardate che bello. E guardate che grande, chissà quanti anni ha. Deve averne davvero tanti. Bello. C'è una bella serra grande, chissà cosa c'è dentro. Ora vado a esplorarla. Sono un po' sfortunata perché è chiuso, uffa. Anche ieri sono andata a una serra ed era chiusa. E vabbè, la guardo da fuori. Non riesco a farvi vedere molto perché ci sono le gocce, ma dentro ci sono, mi sembra, delle camelie qui. Bello. Ho trovato un laghetto pieno di ninfe. Adesso vabbè, ovviamente sta scendendo la stagione, quindi non è più tanto la loro stagione. Però guardate che bello. È bello questo parco, guardate che bello, mi piace tanto. Sta piovendo e c'è dell'acqua sull'obiettivo, probabilmente vedrete delle gocce. Routine. E sono sotto una tratta di aerei, questa cosa è un po' fastidiosa. Che bello questo laghetto con tutti gli animaletti. Che freddo, che freddo, fa freddo. Ma questo posto è troppo bello, scusate la goccia sul vetro. Ma che bello che è. Wow. Allora, per pranzo mi sono fermata in un posticino libanese che è a Portobello, in realtà, che è una zona abbastanza vicina dove sto. Ho preso falafel, hummus e verdure. Niente di particolarissimo, ma sembra tutto molto buono, quindi ora attacco. Sono proprio in controluce in questo posto, vabbè. Dai che c'è, fai Gino. Allora, sono tornata al B&B perché fuori piove parecchio e fa anche un po' freddo e mi sono presa un po' il diluvio perché prima mi sono persa, cioè col fatto che ero sotto la pioggia ho fatto un giro stranissimo per arrivare al ristorante, quindi ero davvero super stanca, quindi ho deciso di tornare un attimo a casa visto che poi verso le 5:30, 5:40 esco di nuovo perché vedo una mia amica che vive qui. E cioè la vedo tipo dall'altra parte della città, quindi devo farmi circa mezz'oretta di metro. Allora ho pensato di venire a casa a riposarmi un po', mi sono fatta una tisana e poi in realtà uscita dal ristorante c'era questa vegan vegetarian, tipo una, non lo so come si, non era proprio un ristorante, era tipo una rosticceria vegana vegetariana, e ho chiesto se avevano qualcosa senza glutine, avevano questa torta tipo di cioccolato e sesamo, credo sia, spero sia buona, è abbastanza firm, quindi mo me la mangio. Adesso ve lo faccio sapere se è buono o no. Bello quando trovo cose vegane senza glutine. Cioè è soda che sembra tipo un salame di cioccolato. Guardate. Madonna che buono. Molto buono. Ha tipo castagne, sesamo, frutta secca e cioccolato. Madonna, buonissimo. Ciao anime belle, ieri sera non ho finito, concluso il video perché ero stanca, morta e non vi ho bene raccontato il resto della giornata. Allora, ieri sera sono uscita poi e ho visto una mia cara amica che vive qui a Londra e siamo andate a bere una cosa a Starbucks, ho preso un chai latte e poi a cena sono andata da Mildred's a Covent Garden, visto che non c'ero andata a pranzo perché ero convintissima che ci fosse un Mildred's a Notting Hill, secondo me l'altra volta c'era.
l'altra volta sono salita, ma magari si è spostato, magari mi ricordo male io. Comunque, visto che ero in una zona già centrale, sono andata al Mildred's di Covent Garden, ho fatto l'errore di non prenotare, era pienissimo, ma avevano un posto per me, diciamo, sul piano bar. Però vi consiglio di prenotare. Pensato che mercoledì sera, in realtà poi la mia amica mi ha detto che il mercoledì è il giorno in cui tutti vanno in ufficio, quindi tanta gente sta in giro poi la sera, e poi comunque siamo a Londra, quindi anche se è bassa stagione e era infrasettimana, conviene comunque sempre prenotare, quindi per le prossime volte me lo segno. Quindi in realtà ho filmato soltanto la cena senza parlare o senza filmarmi, perché c'era veramente un sacco di casino, c'era un sacco di gente eccetera, quindi non mi avreste comunque sentita. E alla fine ho preso questo piatto che era una sorta di curry thailandese, mi sembra, no, dello Sri Lanka, mi sbaglio, coconut, era un coconut curry, non mi ricordo se fosse thailandese o dello Sri Lanka. Comunque era molto molto buono, un po' spicy, e era bello perché c'era tipo il piatto main con il riso e le verdure sopra, e poi c'erano diverse salsine ed era veramente buonissimo. C'erano anche dei dolci che mi attraevano molto, in particolare tipo la panna cotta, che non si trova mai vegana, però ero veramente veramente piena. E quindi non ho preso niente perché non volevo poi stare male. E ho camminato tanto ieri, ho fatto 21.000 passi. Io uso quest'app che si chiama WeWord, mi sembra, fammi vedere, si chiama WeWord. Sì, WeWord, ed è un'app che uso perché ne ha parlato Save the Dogs, che è un'associazione che si occupa di randagi in Romania e anche in Italia, e praticamente tu puoi donare i loro passi, no? Cioè quest'app, in base a quanti passi fai, ti dà delle ricompense che poi si possono trasformare in buoni o cose così, e tu li puoi donare, diciamo, e io li dono a Save the Dogs, no? E quindi li segno. Ieri ho fatto tipo 21.000 e passa passi, infatti ero stanchissima, stanotte ho dormito proprio a bomba. E nulla, quindi questo era cosa ho mangiato ieri in questa giornata a Londra. Oggi è il mio ultimo giorno a Londra e vi porto in un altro video, quindi concludo questo e inizio l'altro. Ok, grazie per aver guardato questo video, spero di avervi dato qualche spunto se dovesse venire a Londra, ma vi devo dire che in realtà mangiare vegano è facilissimo ovunque a Londra, cioè anche nei pub hanno opzioni vegane, quindi ecco. Però se venite vi consiglio davvero tanto Mildred's perché è buonissima. Ciao!